Bene a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Brawl Stars, signori miei. Siamo ancora con il nostro messicano pazzo dall'ultimo video di ieri, oggi però cambieremo alcune cose. Allora, prima di tutto, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questo video. Vi ricordo di suggerirmi dei soprannomi da dare ai nostri brawler, ovvero nei commenti mi avete suggerito di chiamare Bombardino l'Ubriacone e quindi va bene, mi sta bene. E poi io avevo pensato Bull di chiamare il toro, di chiamarlo El Toro, El Toro, perché con quest'anello sul naso è molto simpatico. Comunque, se avete dei soprannomi da suggerirmi, scrivetemi nei commenti. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok ragazzi, allora prima di partire col video andiamo nel negozio, andiamo a vedere cosa ci danno di gratuito. Raddoppiare i gettoni, questa è un'ottima cosa. Prima di farci tante belle partite e guadagnare gettoni. Poi abbiamo Brawler, che abbiamo due da migliorare, sia il nostro Little Tony che il messicano pazzo, ma non abbiamo soldi, quindi non possiamo fare niente. E stop, non possiamo fare altro, ragazzuoli. Questa è la lista degli amici, l'ID lo vedete a sinistra, se qualcuno vuole aggiungermi come amico lo può fare. Allora, andiamo a sbloccare gli eventi, così vediamo dei vari teschi per noi, questi ci tornano molto utili. Allora, andiamo a provare, signori miei, l'ubriacone. L'ubriaco, non lo volevo provare, porca miseria, ho sbagliato, raga. No, no, come si esce? No, no, non volevo fare il campo di prova, ma non voglio fare il campo di... Esci, ok, scusatemi, piccolo qui pro quo, la bellezza della diretta. Andiamo in selezione, ok, siamo con il nostro ubriacone, signori miei, però non andiamo a fare full brawl, andiamo a fare a ferragemme, così per capire, vediamo se c'è qualcuno che ci può aiutare a far bene questo livello e portarci a casa la vittoria. Che non so minimamente come utilizzarlo il nostro ubriacone. Allora, stiamo calmi. Ok, dai, 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 via, via, via con la gemma, via con la gemma. Io tiro le bottiglie. No, siamo morti subito così, ma dai. Siamo una gemma, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, raga, ce la possiamo fare. Dai, 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 quelli sono amici nostri, sì. Siamo due gemme, una gemma. Io mi piglio la gemma e muoio subito, mamma mia. Ma dai, ma l'ubriacone è veramente scasso, però scusatemi, o è perché ce l'ho io a livello 1 e quindi non è niente di particolare, ma l'ubriacone è veramente scasso. Ora mi sto nascosto e tiro le bottiglie così. L'abbiamo ucciso, zitto, zitto, zitto. Bello, li abbiamo ucciso. Dai, 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 recupera le gemme, recupera le gemme, recupera le gemme. Scappa, 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 maledetto. E dai, che ce l'ho tutti qua, e porca di una miseria. Ce l'avevamo tutte noi le gemme, ci hanno fregato le gemme, raga. Ci hanno fregato tutte le gemme, mannaggia loro. Partite contro la rovescia, partite contro la rovescia, partite contro la rovescia, siamo morti subito. No, no, raga, ma qui l'ubriacone è veramente scandaloso. Ma l'ubriacone è scandaloso, cioè è ubriaco a bestia. Dai, 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 recupera queste gemme, recupera le gemme. No, 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 vattene via. Contro la rovescia per chi? Per loro. Gravissima questa cosa è gravissima. Tira un po' di bottiglie lì. No, abbiamo perso la nostra prima partita col dai, 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 uccidilo, uccidilo. Recupera le gemme. Oh, bello. Siamo riusciti a recuperare un po' di gemme, raga. Dai, 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 piglia, piglia, piglia. E contro la rovescia per noi, contro la rovescia per noi, contro la rovescia per noi. È lì, lo so che sei lì, brutto stronzo. No, siamo morti nel momento più sbagliato. Va bene, i nostri amici hanno preso le gemme però. I nostri compagni hanno preso le gemme. Dai, 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 contro la rovescia per noi. Dai, 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 dai. 17 a 0, raga, abbiamo vinto. 17 gemme a 0, abbiamo vinto praticamente. Grande sorgo dell'ubriacone che muore come una cosa paurosa. Se muore sempre l'ubriacone. Non c'è possibilità di farlo stare in vita. Partita conclusa. Abbiamo vinto. 18 gemme a 0. Ok, signori miei, la prima ce la siamo portata a casa. Zitti, zitti, è andata bene, a ferragemme è andata bene, il nostro carissimo ubriacone. Giochiamocene un'altra, giochiamocene un'altra senza problemi. Aiuto. Beh, non è andata malissimo la prima. Stavolta siamo due ubriaconi, la vedo difficile. Questa volta la vedo difficile, però va bene. La prima è andata bene, la prima è andata bene. Anche se, dico, devo capire un attimino come giocarci con l'ubriacone, signori, perché non è per niente facile. Non è per niente facile, non è per niente facile. Ecco, sta arrivando un orso yogi. Con l'orso yogi non ci abbiamo mai giocato, raga. Tra l'altro, nella partita di prima siamo anche stati migliori. Non chiedetemi come abbiamo fatto a essere migliori, però siamo anche stati migliori. Tenendo
Te ciappo da lontano, zio. Te ciappo da lontano e mi ha ammazzato lui. Perfetto. Due gemme a due gemme. Ok. Due gemme a due gemme. Tre gemme per noi, due loro. Dai, 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 dai. Dai, dai, 3 a 3, mannaggia, fammi recuperare quella gemma, la recupero io, l'ho presa io, via, scappo, dai, però, ma nessuno che mi difende, dai, stiamo 3 a 0 per loro, non va bene questa cosa, ora 3 a 3, ma che risultati assurdi, dai, c'è quello che non fa altro che sparare, praticamente, dai, serie di bombe per tutti, c'è l'orso yogi che mi sta inseguendo, cerchiamo di uccidere l'orso yogi, no, mi ha ammazzato lui. Ma non mi difende nessuno. Non siamo organizzati bene in questa partita, raga. Stiamo 5-5. Stiamo 5-5. 6-5 per noi. Dai. Colpiscilo. Dai. Lo so che sei lì. Bastardo. Perché spara da quel lato quando bisogna andare... dobbiamo recuperare queste gemme. C'è quel tizio che gioca con noi che non prende le gemme, raga. Qualcuno gli spiega che deve prendere le gemme per vincere la partita. Siamo morti noi, ma porca. Conta la rovescia per loro? No. Contro la rovescia per loro? No, intanto mi si sta scaricando il telefonino, ottimo. Bella così. Se magari mi fai vedere anche... Perché continui a sparare da quel lato? Dove sono nascosti tutti quanti? Dove sono le nostre gemme? Mi serve un tizio che abbia gemme. No, è finita, abbiamo perso. 12 a 4. Ma porca di una paletta ambriaca. Abbiamo perso. No. Questa non me l'aspettavo. Sconfitta. Vabbè. Però abbiamo portato a casa dei teschi. Siamo a 124 su 400, porca miseria. E a 269 coppe. E proviamo a fare una partita a calcio con il nostro ubriacone, signori miei. Con il nostro ubriacone proviamo a fare una partita a calcio. Vediamo cosa ne esce fuori. Vediamo se è più bravo a giocare a calcio che a tirare, che a fare altro. Allora, la tattica deve essere sempre quella. Inizialmente ci difendiamo, loro si ammazzano. Bella così, tiriamo un po' di acido a destra. Manca, già abbiamo segnato, bella così, grandissimo, 1-0, pulito. Allora continuiamo a difenderci, ok. Allora stanno arrivando, noi tiriamo un po' di acido, così, perfetto, abbiamo ucciso, recuperiamo la vita. Cerchiamo di, dai, difendere il nostro compagno di squadra, dai con le bombe. Segnala zio, segnala, no. Pensavo l'avesse il mio amico la palla, invece ce l'aveva l'avversario, va bene, possiamo ancora recuperare. Dai, se non sbaglio abbiamo recuperato palla, palla nostra, dai, segnate, raga, segnate, no. Palla rubata, palla è rossi. Allora, l'ubriacone, raga, è proprio scandaloso comunque, l'ubriacone è scandaloso. Cioè, è assurdo l'ubriacone, signori miei. L'ubriacone è scandaloso forte. Cioè... Dai, ecco. Però abbiamo tirato l'attenzione su di noi. Il nostro compagno forse riesce a segnare. Sì, gol del 2-0. Partita portata a casa, non per merito nostro. Non abbiamo fatto assolutamente niente. L'ubriacone è veramente brutto, raga. Io non so se a qualcuno piaccia o qualcuno lo difenda, ma l'ubriacone lo portiamo a grado 2. Non so se è un problema di mancanza di gradi, praticamente. Di mancanza di gradi, ma è assolutamente inguardabile. Comunque ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.